su Amazon, su qua 0,99, 90 centesimi, non danti scarica uno. Mi manda Raimondo. Allora io non mi è sembrato vero, quando lei mi ha detto Alverio vorrei il tuo disco, le ho detto figlia mia che cosa hai bevuto? Cioè, cosa ti succede? Fammi parlare con tuo babbo, tua mamma adesso. Oh, voleva il mio disco davvero. Anche io ho detto senti facciamo una cosa, perché dovevo spedirlo tutto quanto, sai, pagare, perché io ho detto no, se magari mi sta prendendo in giro, sai, scherzi telefonici. Facciamo così, cioè, vedere, non vedere, me lo paghi, ok? Boh, mi arrivano i soldi. Cioè, non ci ho visto più, ho detto, senti, ma a un certo punto te devo spedire, però sai, dove abiti? A Villasole. Ho detto, senti, facciamo una cosa, devo passare da quelle parti. Ero troppo emozionato io. Prendo il disco e dico, venga a portartelo di persona. Oh, sono l'unico che vende dischi, se tu mi compri il disco, venga a portare. Oh, ho detto, vengo, non ci credeva, è vero che non ci credevi. Invece io cosa facesti? Io. Andei, telefonai, mi dette il numero, dette giusto, telefonai al babbo, dove sei? Sono lì all'ingresso, Villasole, eccetera, è venuto a prendermi con un Mercedes. Arrivo, tappeti rossi in questa villa, le cose, la piscina, tocco. Stavo arrivando, sta arrivando, Alverio Cao, col disco. Perché io dovete sapere una cosa importante, io ho fatto un disco. Nel senso che non potevo neanche venderlo, perché ne ho fatto uno. Cioè, nel momento in cui l'ho data a loro, non me ne è rimasto uno. E quindi puoi capire, ho fatto un disco, non ne ho più. Comunque, l'ho ceduto per lei. Me l'ha pagato, però. E a un certo punto sono entrato, sono arrivato, ci cioè, siamo seduti, caffè, bum bum, bam, ma troppo bello, sono felice. Bene, il babbo fa il macellaio. Prima in me ci andai, ma non avrava guava. Ma prima, ma busta, manna, le cose del frigorifero. Sattizio, tutto. Ma ragazzi mi conviene da portare sul disco un donno. Ci stiamo andando, un busta cosa manna, guarda lì il babbo, una cosa incredibile. Scrivetemi che mi porto i dischi a casa, fatemi sapere che lavoro fa vostro padre. Grazie! Grazie, beh, grazie.